la valutazione. Un attimo che si caricano le slide. Allora, che cosa intendiamo per valutazione nell'ambito del processo di autovalutazione CAP? La valutazione in questo processo CAP ha due facce, la valutazione qualitativa e la valutazione quantitativa. Per valutazione qualitativa intendiamo l'identificazione, l'individuazione dei punti di forza e dei punti di debolezza. Per valutazione quantitativa intendiamo l'assegnazione del punteggio. Da dove quindi, dove noi, che cosa, come si fa, come avviene questo passaggio, diciamo, questa doppia valutazione. Allora, noi ci siamo detti che dopo la raccolta delle evidenze, il passaggio immediatamente successivo è la descrizione del sottocriterio. Vi ricordate, voi avete la griglia con le evidenze raccolte, i risultati del questionario, i risultati delle interviste. Nell'ultima colonna della griglia dovete fare la sintesi. E ci siamo detti che questa sintesi, che noi definiamo più propriamente come descrizione basata sulle evidenze, deve essere chiara, deve essere correlata, deve essere sintetica. Ora, dopo aver fatto questa sintesi, questa descrizione, sia per i fattori abilitanti sia per i risultati, dobbiamo passare proprio al momento valutativo. Quindi una valutazione qualitativa e una valutazione quantitativa. Quindi sulla base della sintesi vanno identificati poi i punti di debolezza, i punti di forza, e noi abbiamo scritto qua commenti, ma sono delle idee di miglioramento che possono esserci e non esserci in questa fase. E poi sulla base di questi punti di debolezza, di forza, viene assegnato un punteggio, quindi la valutazione quantitativa. Naturalmente, la domanda che sorge spontanea è appunto come, sulla base di cosa assegniamo questo punteggio. E lo assegniamo sulla base della logica PDCA. Vi ricordate, ne abbiamo parlato prima. Quando ci troviamo a valutare i fattori abilitanti, quindi la leadership, le politiche, le strategie, il personale, le partnership e i processi, nella valutazione dobbiamo tenere conto di questa logica. Se tutte le attività relative alla leadership, al personale, ai processi sono pianificate, quindi il plan, sono agite, quindi il do, sono controllate, sono revisionate periodicamente, quindi il check, e poi sono act, sono agite, cioè sono corrette dopo il controllo. Perché il CAF anche ci tiene a questa fase dell'act, quindi della correzione dopo il controllo, perché o le situazioni sono due: o si pianifica e si realizza solo, oppure si pianifica, si realizza, poi si controlla, ma quello che emerge dal controllo, quindi eventuali spostamenti o eventuali criticità, rimangono lettera morta. Quindi sì, si rileva che c'è stato uno spostamento tra il pianificato e l'agito, però poi non si interviene prontamente, quindi con la correzione. Quindi sulla base di questi elementi del plan, del do, del check e dell'act, vi viene chiesto di identificare i punti di forza, i punti di debolezza e di assegnare il punteggio su una scala da 0 a 100. E vedete, voi vi ritroverete uno strumento che si chiama il registro di valutazione, in cui per ogni sottocriterio del modello CAF vi ritroverete questa doppia
come dire, avete la doppia facciata, una facciata in cui si inseriscono punti di forza, punti di debolezza, quindi da un punto di vista qualitativo, descrittivo, è una facciata in cui si inserisce, come dire, la conversione numerica, la traduzione numerica di queste debolezze e forze in un punteggio, e quindi in un numero che naturalmente anche considerate tutte le, diciamo, come dire, tutte le discussioni attuali su, anche sull'attribuzione, sull'assegnazione dei voti a scuola, sicuramente il punteggio non è la scuola, non è l'organizzazione, non è sulla base del punteggio che poi viene valutata l'organizzazione, anche perché voi quando vi cimentate in questa attività sicuramente non siete dei valutatori esperti, ma sicuramente il punteggio però può essere utile, come dire, ad avere un benchmark, un punto di partenza che poi vi può servire negli anni per operare dei confronti e quindi per migliorare continuamente. Andiamo avanti. Vedete, ritorniamo sulla valutazione dei fattori abilitanti. L'identificazione, il primo passaggio è l'identificazione dei punti di forza e dei punti di debolezza. I punti di forza sono quegli approcci messi in atto dall'organizzazione che rispondono agli esempi, a uno o più esempi del sottocriterio, supportano la realizzazione della strategia dell'organizzazione e vengono sviluppati efficacemente quando seguono la logica del PDCA. I punti di forza devono essere coerenti con quanto riportato tra le evidenze e nella sintesi del sottocriterio. Perché preciso questo? Perché molte volte le organizzazioni fanno una descrizione, riportano delle evidenze e poi i punti di forza e i punti di debolezza sono completamente, come dire, sconnessi, sono scollegati da quello che è riportato nella descrizione. È quello che emerge dalle evidenze. Quindi nella descrizione dei punti di forza, nella valutazione qualitativa, dovete fare riferimento alla logica del PDCA e fare riferimento alle evidenze raccolte. Invece nei punti di debolezza, i punti di debolezza riguardano quegli approcci che l'organizzazione non mette in atto, o che mette in atto sporadicamente o che comunque non sono realizzati questi approcci secondo la logica del PDCA e quindi non sono rilevanti nella logica del modello. Ecco, vedete, questa è proprio quello che voi troverete quando dovrete fare questa valutazione. Quindi assegnerete un punteggio da 0 a 100 rispetto alle attività che la vostra organizzazione fa, tenendo presente se nel plan la pianificazione è basata sui bisogni e sulle aspettative dei portatori di interesse ed è diffusa regolarmente in significative parti dell'organizzazione. Quindi vi interrogherete rispetto alle attività previste nella leadership, agli esempi presi in considerazione del modello, se questo plan, se la pianificazione è effettivamente basata sui bisogni, sulle aspettative dei portatori di interesse e in che misura su una scala da 0 a 100 avviene questa cosa, avviene questa pianificazione realizzata in questo modo. La stessa cosa per quanto riguarda il DU, la realizzazione. L'esecuzione è gestita attraverso, queste sono le declaratorie che troverete nella griglia con cui valuterete la vostra organizzazione. Quindi l'esecuzione è gestita attraverso processi e responsabilità definite e diffuse regolarmente in significative parti dell'organizzazione. Cioè, rispetto a quanto avete scritto nella descrizione relativamente agli esempi del sottocriterio del modello CAF, dovete appunto valutare se l'esecuzione è gestita attraverso processi e responsabilità definite e
ed è diffusa regolarmente in significative parti dell'organizzazione. Sulla base di questo, identificare punti di forza, punti di debolezza, e sulla base di quanto è questa esecuzione gestita attraverso processi e responsabilità definite, dovete assegnare un punteggio che va su una scala da 0 a 100, in cui 0 c'è proprio, non c'è nessuna evidenza che questa esecuzione sia gestita attraverso processi e responsabilità definite, e 100, vabbè, rappresenta l'eccellenza, il massimo, ma il nostro consiglio naturalmente di, come dire, di non collocarvi nelle fasce più alte, perché rappresentano comunque il massimo, dove in genere non c'è nessuna organizzazione, proprio perché il modello CAF è un modello che, come dire, stimola la tensione verso l'eccellenza. Quelle fasce, le ultime fasce, soprattutto l'ultima, quella sul 100, appunto, rappresenta quello che è il nostro target, il nostro obiettivo. Scusate, così rispetto al check, vi viene chiesto di valutare se, sulla base di quanto avete scritto nella descrizione, se i processi sono monitorati con indicatori significativi e sono rivisti regolarmente in significative parti dell'organizzazione. In base a quanto questi processi sono monitorati e al come, quindi se ci sono indicatori significativi che sono rivisti in significative parti dell'organizzazione, identificare punti di forza, punti di debolezza e assegnare un punteggio. E poi la stessa cosa farete per l'ACT. Se ci sono, vedete, azioni correttive di miglioramento a seguito del controllo dei risultati e diffuse regolarmente significative parti dell'organizzazione. Anche in questo caso, assegnarvi un punteggio sulla base di come è svolto e realizzato questo ACT. Passiamo quindi alla parte, alle indicazioni per individuare i punti di forza e i punti di debolezza. Che cosa bisogna fare? Bisogna leggere la sintesi del sottocriterio, considerare le evidenze presentate, cioè fare in modo che quello che è scritto nelle sintesi non sia frutto di impressioni soggettive, ma di elementi oggettivi. E considerare, abbiamo detto, ciò che l'organizzazione fa e considerare ciò che viene fatto in relazione al ciclo PDCA. In questo modo si può avere un quadro di come l'organizzazione agisce e di come non agisce rispetto a quanto descritto nel ciclo PDCA. Anche qua troverete delle indicazioni per la stesura dei punti di forza e dei punti di debolezza. E che poi, diciamo, avrete modo, vedete, di utilizzare queste slide magari come spunto di riflessione, come esempio che vi può guidare anche nella formulazione dei punti di forza, dei vostri punti di forza e di debolezza. Anche qua, vedete, vi propongo delle domande per aiutarvi nella formulazione di questi punti di forza e dei punti di debolezza. Ho scritto frasi chiare, compiute, ben articolate, senza risparmiare troppo sulle parole. Sono riuscito a evidenziare aspetti puntuali e concreti con i miei punti di forza e punti di debolezza, evitando di essere generico. Ho centrato il sottocriterio con i miei commenti, ho coperto il sottocriterio con un adeguato numero di commenti, ho fatto riferimento alla logica del PDCA, quindi un po', diciamo, come dire, degli input che vi servono per l'identificazione dei punti di forza e di debolezza. Per quanto riguarda l'attribuzione del punteggio, voi dovrete attribuire un punteggio per ciascuna fase, quindi per ciascuna fase del plan, del do, del check, dell'act, e poi, operando una media dalla somma delle varie fasi, arrivare a un punteggio totale. Questa che vedete è la griglia dei fattori abilitanti, è la griglia nella quale riporterete
appunto il punteggio della vostra organizzazione rispetto ai sottocriteri del modello CAF. Qua vi ho riportato qualche suggerimento per l'attribuzione del punteggio. Vedete quello che dicevamo prima, i punteggi superiori a 80 sono rarissimi, devono essere giustificati da punti di forza adeguati, quindi diciamo questo è soprattutto diciamo, nella fascia 80 di non tenere conto molto di questa area. E qua ci sono ulteriori, ulteriori indicazioni per l'attribuzione dei punteggi relativi ai fattori abilitanti, ma vorrei passare alla valutazione dei risultati, perché la valutazione dei risultati implica, ha una logica diversa rispetto a quella dei fattori abilitanti. Anche rispetto ai risultati dovrete fare lo stesso lavoro, cioè identificare punti di forza, punti di debolezza e assegnare il punteggio. Come però viene assegnato il punteggio dei risultati? Il punteggio dei risultati viene assegnato, vedete, sulla base di questo tipo di matrice, una matrice in cui dovrete valutare nella valutazione dei risultati se ci sono dei trend, quindi se questi risultati che avete raccolto sono spalmati su più anni, in particolare il CAF vi richiede almeno 3 anni, se le performance sono di livello costantemente buono oppure ci sono degli spostamenti negli anni, poi dovrete valutare se nei risultati sono stati definiti degli obiettivi e se questi obiettivi sono raggiunti. Se ci sono dei confronti, cioè se avete confrontato questi risultati, questi dati con quelli di altre organizzazioni oppure li avrete confrontati all'interno della vostra stessa organizzazione. E infine il grado di copertura, se cioè i risultati sono relativi alle aree pertinenti, cioè alle aree segnalate dal modello CAF. Quindi vi ripeto, per valutare i fattori abilitanti, la logica è quella del PDCA, è la logica che dovete avere come riferimento. Per valutare i risultati, la logica è quella dei trend, dei target, degli obiettivi, dei confronti e della copertura. E questo vi servirà sia per l'identificazione dei punti di forza e dei punti di debolezza, sia per l'attribuzione del punteggio. In queste slide vedete, ho riportato alcuni esempi di come riportare i punti di forza, i punti di debolezza. Vedete, si riportano anche casi in cui non ci sono, e molti di voi, qualcuno di voi ce l'ha segnalato, non ci sono dati, non sono raccolti i risultati. L'organizzazione rispetto al criterio 6, l'organizzazione non misura il grado di soddisfazione degli utenti, oppure l'organizzazione non analizza in maniera sistematica gli indicatori di misurazione dell'orientamento al cliente. Oppure ancora, vedete, relativo al personale, pur con un grado di soddisfazione medio in leggero aumento dal 2003, vedete, riporta il dato di soddisfazione 72 al 2004 72,5, la soddisfazione relativa al coinvolgimento nei processi e nel modo con cui l'organizzazione gestisce i problemi è calata rispettivamente da 68 a 63 e del 73 a 67. Non vi è evidenza di attività di analisi né di azioni di miglioramento prese. Non vengono fissati obiettivi di miglioramento in merito all'indice di soddisfazione e motivazione del personale. E così anche rispetto ai risultati, vedete, nella redazione dei punti di forza e dei punti di debolezza per i risultati, ho basato i miei commenti sui risultati effettivamente presentati, senza cadere nella tentazione, nella trappola di parlare degli approcci,
Perché vi segnaliamo questo? Perché molte volte, mentre si parla dei risultati, quindi laddove si devono riportare numeri, grafici, tabelle, si comincia invece a descrivere l'approccio, cioè quello che la scuola fa, cosa che invece bisogna, come dire, bisogna riportare gli approcci dei fattori abilitanti, i risultati, numeri, tabelle. Nella parte relativa ai risultati. Molte volte questi due piani vengono, come dire, confusi o si invertono. Sono riuscita ad evidenziare aspetti puntuali e concreti con i miei punti di forza e punti di debolezza senza dire cose generiche legate dai risultati esistenti. Ho fatto riferimento alla logica e alla terminologia del modello in modo che i miei commenti si possano valutare i risultati in termini di trend, di confronti e di copertura. E approfitto, diciamo, per questa, appunto, diciamo, su questa cosa della copertura, perché vedo che c'è una domanda, poi risponderò anche alle altre, sul concetto di copertura. Che cosa si intende per copertura? Però faccio tra queste, diciamo, prima di spiegare questo, vi faccio i miei complimenti perché vedo che siete molto attenti e fate tutti delle domande molto puntuali e, come dire, interessanti. Si vede, insomma, che siete organizzazioni mature, che avete anche un po' una certa dimestichezza con questi strumenti, anche se a molte volte avete affermato, in alcuni casi avete affermato il contrario. Allora, che cosa intendiamo per copertura? Per copertura intendiamo quanti aspetti del modello CAF vengono coperti con gli esempi e le evidenze che voi riportate. Quindi rispetto ad esempio al criterio 6 ci sono 10 esempi del modello CAF che sono calzanti, che sono pertinenti per la vostra organizzazione, voi con i dati che avete a disposizione, con i risultati che avete a disposizione, quanti di questi esempi, quanti di queste aree riuscite a coprire? Quindi è per questo si intende per copertura. Quanta parte del modello CAF riuscite, e in particolare sotto criterio per sottocriterio, quanta parte del modello CAF riuscite a coprire, a declinare con i dati che voi avete raccolto, che avete a disposizione. E questo lo dovete valutare, diciamo, sempre con la scala 0-100, quindi se c'è una buona copertura, quindi avete coperto, avete dati, avete numeri, risultati rispetto alla gran parte degli esempi del modello CAF, c'è cioè una buona copertura, quindi vi potete collocare nelle fasce più alte in termini di punteggio. Se invece avete dati relativi solamente a un aspetto di quelli evidenziati dal modello CAF, naturalmente la copertura è bassa e quindi vi collocherete nelle fasce più basse. Quindi, diciamo, se questa parte è chiara, c'era un'ulteriore domanda. Come facciamo a rilevare i trend se non abbiamo dati relativi agli anni precedenti? Come facciamo a rilevare i trend? Questa, ve l'ho detto, è sicuramente un'altra questione che molte organizzazioni ci dicono che appunto noi non abbiamo i dati. Quindi che cosa dobbiamo fare? Naturalmente già il fatto che voi rilevate che non avete dati, che non avete trend, già vedete in questo modo vi state autovalutando e già stiamo raggiungendo lo scopo dell'autovalutazione, perché voi già avete identificato una criticità, la vostra criticità è quella di non avere trend. Quindi non è un problema.
quello che va scritto nel rapporto è che non avete questi dati, non avete questi trend, e anche motivarlo, quindi dare una motivazione, una giustificazione di quello che non c'è, di quello che manca, dicevamo prima, perché manca e se intendete fare qualcosa per ovviare a questa mancanza. Poi c'è quest'altra domanda. Nel caso di frazionamento, di somministrazione dei questionari tra plesso senza zaino e altri plessi, la raccolta dei dati verrà fatta in due tempi diversi, ma i relativi risultati devono convogliare nell'unico foglio Excel o se ne inviano due, ma sarebbe sicuramente è opportuno fare una copia e vincollare i dati separatamente in modo da avere una vista che è differenziata e che vi dà una restituzione esauriente di tutti, diciamo una visione completa e allo stesso tempo differenziata dei vostri risultati. Solo così potete comparare, come dite, i risultati del plesso senza zaino e quelli del plesso tradizionale. Quindi comunque io mi sentirei di dirvi di fare una copia e incollare i dati separatamente. Ecco, mi diceva scrive la professoressa Paglionico che appunto loro li hanno separati, quindi anche io vi consiglierei insomma di adottare questa pratica, quindi di comunque avere contezza, avere visione dei dati in maniera separata. Non so se ci sono altre domande. C'era la dottoressa La professoressa Lorenzini che mi diceva appunto della logica trend, target e copertura su cui sono ritornata. Vorrei sapere se diciamo, questa parte è chiara, questa della valutazione dei risultati sulla base della logica trend, target e copertura, e posso passare all'altro argomento oppure insomma vogliamo. C'è bisogno di ritornare su questa, fare un approfondimento su questa logica dei trend, target e copertura. È chiaro per tutti? Ce ne sono, allora, mi dicono anche che ci sono diverse altre domande. Io però non vedo altre. Ci sono altre domande, Teresa, scusatemi. mi senti? Sì. C'era una domanda di Andrea Conti riportata qui nelle domande. Mi scusi, dove ritrovo nel Ah, registro valutazione le indicazioni contenute nei cassetti senza zaino? Vabbè, poi c'era quella di Antonella Paolone che era più un'osservazione che una domanda. ok. Temo che Sì. ok, le ho ritrovate, grazie Claudia. Allora, ecco, la professoressa Paolone dice: temo che l'oggettività dei dati raccolti con i questionari sia discutibile. Beh, naturalmente si tratta di dati percettivi e come tali vanno considerati, e è per questo proprio che vedete la raccolta delle evidenze nel processo di autovalutazione CAS. Comprende appunto una parte di raccolta di dati percettivi e una parte di raccolta di evidenze oggettive che supportano quelle che possono supportare o non supportare quelle percezioni. Quindi laddove è discutibile questa oggettività, sicuramente poi le evidenze oggettive serviranno a confermare o a confutare quello che è emerso dai questionari. Quindi viene fuori, non si preoccupi questa cosa. Il professor Conti invece dice: dove ritrovo nel registro di valutazione le indicazioni contenute nel
nel cassetto senza zaino, nei cassetti senza zaino. Vedete, noi non abbiamo voluto, come dire, appesantire ulteriormente gli strumenti, inserendo questa specifica dei cassetti senza zaino anche nel registro. Quindi, sicuramente i cassetti sono relativi alle evidenze, come avete potuto vedere, ed è qualcosa che soprattutto potete, come dire, evidenziare nella descrizione del sottocriterio. Quindi nella descrizione del sottocriterio, man mano che andate avanti, inserite anche degli appunti, delle osservazioni, dei commenti sulla parte dei cassetti senza zaino. Ma quando voi andate nel registro di valutazione, dove trovate, e vi ricordate, io vi ho fatto vedere proprio all'inizio di questa presentazione come è costituito il registro di valutazione, che appunto prevede, ecco, vedete, prevede una parte in cui ci sono punti di debolezza, i punti di forza, eventuali idee per miglioramento, e una parte invece dedicata alla valutazione quantitativa, quindi nell'attribuzione del punteggio. In questa parte non c'è, appunto, non c'è una identificazione, non c'è una parte dedicata, come dire, esattamente ai cassetti senza zaino. Quindi, diciamo, non, soprattutto perché non c'è necessità nel registro di valutazione. Poi c'è una domanda della professoressa Giorgio che dice: come facciamo a rilevare i trend? Questa domanda ho già risposto. E l'osservazione della professoressa Paolone: penso che in vista di un CAF avremmo dovuto ricevere strumenti di indagine, non mi riferisco chiaramente ai questionari del CAF, uguali per tutti e connesso anticipo. Io non ho capito esattamente a quali strumenti di indagine la professoressa si riferisce. In riferimento ai risultati, ai questionari, sicuramente, diciamo, anche grazie alle vostre osservazioni abbiamo applicato un correttivo, nel senso che avete visto che successivamente scusate, al webinar dell'altra volta abbiamo duplicato il questionario e quindi abbiamo visto abbiamo fatto il questionario per, diciamo, per tutto il personale, un questionario per il personale senza zaino. Diciamo che poi proprio non so se poi si riferisce diciamo ad altri strumenti, magari proprio questa esperienza ci potrebbe aiutare il coordinamento del senza zaino a produrre degli strumenti comuni. Come per esempio questionari di CS o di benessere organizzativo. Quindi, diciamo, su questa esperienza ci sono tante aspettative, anche con la vostra, soprattutto in una logica partecipata, diciamo, anche con le vostre osservazioni. Quindi ben vengano tutte le vostre osservazioni che ci aiutano a migliorare il percorso. E vedo un'altra osservazione anche del professor Orsi: sarebbe per arricchire la strumentazione per l'autovalutazione con una checklist relativa ai 5 passi del senza zaino, ad esempio una checklist sul sistema di responsabilità per valutarlo e per svilupparlo, o una checklist generale sullo stato di avanzamento del processo di attuazione del senza zaino. E questo anche è un qualcosa che diciamo possiamo vedere. Naturalmente, magari a valle di questa sperimentazione faremo tesoro di tutte queste osservazioni e potremo anche addivenire a qualcosa del genere.
Un'altra ulteriore domanda della professoressa Castellana, sento specificare sia nell'evidente che nella sintesi la parte specifica al senza zaino. Beh, io direi che sicuramente ha senso perché specificando e facendo anche questa comparazione riusciamo a capire come funziona effettivamente l'organizzazione, riusciamo anche a confrontare le due parti, le due anime della scuola. Quindi io direi che nella parte delle evidenze, non nel registro di valutazione, scusatemi, io nel frattempo vado avanti con le slide, ma nella parte descrittiva sicuramente, come dire, far emergere questa parte differenziale del senza zaino è sicuramente utile, quello un po' che fa la differenza. E questa ultima slide, poi le slide le avrete tutte, in ogni caso, vedete, vi riassume appunto le due logiche di valutazione, la logica PDCA per valutare i fattori abilitanti, la logica del trend, del target e della copertura per valutare invece i risultati. In ogni caso vi ricordo che se vi troverete in difficoltà con l'applicazione di queste logiche nella valutazione, c'è sempre l'help desk, potete sempre insomma scriverci, chiamarci e vi aiuteremo perché sicuramente non è un passaggio semplice, ma è un passaggio diciamo, in cui tutti ci sono passati, tutti si sono confrontati con le difficoltà interpretative di valutazione, quindi non esitate comunque a rivolgervi all'help desk. Vediamo l'ultima parte del mio intervento che diciamo, quindi abbiamo visto il primo passaggio che riguarda quello a cui voi dovete giungere dopo la raccolta delle evidenze, quindi la descrizione che va fatta in un certo modo, in un modo diverso per i fattori abilitanti e in un altro modo per i risultati. A seguito di questa predisposizione, di questa descrizione che deve essere oggettiva, quindi basata sulla raccolta delle evidenze, facciamo una valutazione qualitativa, quindi identifichiamo i punti di forza e i punti di debolezza e una valutazione quantitativa, assegniamo il punteggio. Abbiamo detto che per la logica di riferimento per fare questa valutazione nei fattori abilitanti è la logica PDCA, nei risultati è la logica trend, target e copertura. Come dovete organizzare la valutazione? E, diciamo, a un certo punto tutti i componenti del GAV leggono le sintesi che sono state fatte, analizzano, compilano il registro di valutazione. Questo è un registro, diciamo, che viene compilato individualmente da ogni componente del gruppo. Diciamo, e quindi ogni componente del gruppo definisce, legge la sintesi, definisce i punti di forza, i punti di debolezza, attribuisce il punteggio e compila il registro di valutazione individuale. Quindi il registro di valutazione individuale è uno per ogni componente in generale, diciamo, è uno per ogni componente del gruppo di autovalutazione. Dopodiché tutte le singole valutazioni si confrontano nell'ambito di una riunione di gruppo e quindi si addiviene a dei punti di forza comuni, dei punti di debolezza comune e a un punteggio comune con la valutazione collettiva. Vedete, questo io vi ho riportato qua uno strumento per la riunione di consenso perché con una semplice tabella riportate la valutazione per ciascun sottocriterio, quindi per il sottocriterio 1.1, il punteggio assegnato dal valutatore 1, dal valutatore 2, dal valutatore 3, questo vi
contente di mettere a confronto tutti i punteggi e poi di arrivare a un punteggio unico che deve essere un po' una media, ma non una media statistica, ma una media ragionata, discussa, confrontata tra i componenti del GAV. Quindi vi ripeto, il passaggio, diciamo, quello previsto dal processo è che ciascun componente del gruppo fa una sua valutazione individuale, identifica sulla base della descrizione punti di forza, punti di debolezza e un punteggio. Queste valutazioni individuali vengono poi confrontate e per dargli validità, oggettività, si deve scrivere nel registro, riportare nel registro di valutazione collettivo il punteggio che è venuto fuori dal confronto tra i vari punteggi e i punti di forza e di debolezza che sono venuti fuori dal confronto tra i componenti del gruppo. Altra strada è poi invece quella di decidere di assegnare punteggio, identificare punti di forza e punti di debolezza in maniera collegiale nell'ambito del gruppo di valutazione. Quindi io direi che se non ci sono domande rispetto a questa parte dell'organizzazione della valutazione, direi che diciamo con questo intervento ho concluso appunto la mia presentazione. E vi invito ecco, a non spaventarvi, a prestare molta attenzione a questa fase della valutazione e appunto soprattutto a fare in modo che questa fase appunto dell'assegnazione del punteggio, dell'identificazione dei punti di forza e dei punti di debolezza non sia un qualcosa di meccanico, di statistico, ma qualcosa di ragionato e di confrontato. Vedo che c'è una domanda del professor Orsi: che rapporto c'è tra il punteggio dato e i documenti tipo il questionario per il personale? Allora, il questionario per il personale rappresenta come dire, un elemento che ci aiuta ad assegnare il punteggio. Quindi, sulla base di quello che è emerso dal personale, che poi è stato confrontato con quanto è stato detto dal dirigente, con quanto è stato, con le evidenze oggettive raccolte, sulla base di questo poi deve essere dato il punteggio. Per cui se dal questionario al personale emerge che la comunicazione all'interno dell'organizzazione è ridotta, questo è anche confermato dal dirigente, non ci sono evidenze di una comunicazione diffusa all'interno dell'organizzazione, il punteggio non potrà essere che basso. E quindi insomma sono strettamente collegati. Bene, io direi il tempo a mia disposizione è terminato. Vi auguro buon proseguimento e al prossimo ci vediamo. Al prossimo webinar o alla prossima aula virtuale. Ciao a Grazie tutti. Teresa, grazie mille. Le slide saranno messe a disposizione nella piattaforma assieme alla registrazione del webinar. Prima di andare via, e siccome vogliamo dedicare un po' di spazio a voi e alla segnalazione da parte vostra di una valutazione non solo del webinar, ma di una serie di aspetti che poi vi dirà la dottoressa Bellotti, io sarò velocissima nell'affrontare un tema su cui poi ritorneremo, che è quello relativo alla procedura europea CAF External Feedback. Come ha detto la stessa dottoressa Bellotti in apertura del webinar, si aprono sempre delle possibilità, delle opportunità di confronto e di scambio a livello europeo. Una di queste possibilità è garantita proprio dalla procedura CAF External Feedback, che è una procedura che valuta le modalità con cui è stato realizzato il processo di autovalutazione ed è stato pianificato il miglioramento. È una procedura europea che prevede la visita presso le amministrazioni che aderiscono di valutatori esperti, che vengono chiamati EFA,
e che dà la possibilità alle amministrazioni di ottenere un'attestazione europea. La call per la procedura è aperta fino al 28 febbraio, ma alle scuole del senza zaino diamo la possibilità di confermare l'adesione contestualmente all'invio e alla predisposizione del rapporto di autovalutazione, quindi entro il 23 marzo. Chiaramente la visita la potrete ricevere alla fine dell'anno, quindi tra novembre e dicembre. Comunque sulla procedura.